Grazie a voi, intanto è un momento sempre importante quando si chiude un corso, anche perché poi si creano naturalmente giustamente delle aspettative. In questo caso avete avuto anche la buona idea di andare ad agire su delle misure che davano la priorità alle donne, che insieme ai giovani sono quelli che ne escono, diciamo, in modo peggiore da questa crisi internazionale. Se è vero come è vero che tutte le percentuali ci danno sia le donne che i giovani con degli elevati tassi di disoccupazione. Questo per dire cosa? Che noi sicuramente non la risolveremo solo con la formazione, ma ci appelliamo, e Assesi è sensibile, forse anche perché ha la CISL dietro, ma sicuramente è sensibile nell'individuale, quindi l'appello nostro è nei confronti degli enti, nell'individuale quelle figure che possono spendersi nel mondo del lavoro. Nella formazione c'è stato di tutto, chi ha più anni di me lo può confermare, senza andare a parlare contro un sistema o contro gli enti, ma comunque si sono spesi tanti soldi e non sta solo a me dire in che modo sono stati spesi. L'augurio invece è quello di poterli spendere per favorire l'occupazione. Io lo vedo un po' dappertutto, chi vuole fare istruzione, formazione, master, ha tutte le possibilità in ambito scolastico, in ambito universitario. La formazione deve servire, secondo me, a collegare il mondo della scuola con il mondo del lavoro, cioè bisogna concentrarsi su quelle figure, quei servizi in questo caso, che mancano sul territorio e che possono essere dati realmente, altrimenti la formazione rimane fine a se stessa e noi, dopo aver speso 12 milioni l'anno, perché questa è la cifra che impegniamo, rimarremo con un pugno di mosche in mano. Siccome il mio impegno dall'inizio, quindi da 2 anni a questa parte, è stato proprio quello di cercare di collegarlo quanto più possibile al territorio e alle esigenze del territorio, ci stiamo attrezzando anche, è partito proprio in questo mese, per un monitoraggio dei risultati di tutti i corsi che andiamo a fare, cioè dopo un anno di tempo, perché l'ISPO questo ci chiede, dopo minimo 6 mesi e massimo 1 anno e mezzo, andremo a vedere che cosa fanno tutte le persone sono state licenziate dai corsi, che hanno finito i corsi di formazione, se continuano ad essere disoccupate, se hanno invece un'occupazione grazie a quel corso. Ci servono queste indicazioni per sapere se stiamo andando nella giusta direzione o meno.